60.000 circa gli spettatori sulle tribune di Vincennes. Abbiamo visto girare al largo la sagoma di Varenne di Giampaolo Minucci, ancora un tricolore in primo piano, ma sono tantissimi, molti anche gli striscioni per Varenne. Jos Verbeek, Remington Crown, con vicino General Dupont-Mot, anche Fanny Doll è lì e si riparte. Tutti in linea, è partito ancora una volta bene General Dupont-Mot. E al centro del teleschermo vedete Varenne, dunque i due cavalli più attesi sono al comando delle operazioni. Fase delicata con Varenne che cerca di portarsi in avanti con Igor Brick velocissimo, mentre è già arrivata la squalifica di Gobernador. Vediamo anche Galopin du Ravary nelle prime posizioni con General di Pomot in terza posizione. I cavalli transitano per la prima volta sul rettilineo delle tribune con Varenne al comando, ormai saldamente nei confronti di Galopin du Ravary, poi Igor Brick all'interno. Quindi vediamo General Dupont-Mot, dunque per ora tutto è filato liscio, i cavalli transitano davanti al traguardo con Giampaolo Minucci che si volta per accertarsi dell'avanzata di Fanny Doll in terza ruota, che cerca di scavalcare Galopin du Ravary. È partito bene anche Igor Brick, poi vediamo ancora Grace Ducal, dunque tattica obbligata con Giampaolo Minucci che può graduare. Il cuore batte fortissimo con Varenne al comando, mentre c'è un'avanzata da parte di First the Reds. Quindi vediamo ancora Fiesta d'Anjou, l'inquadratura per Grace Ducal, si sorvola il gruppo con la telecamera, sempre al comando Varenne seguito da General Dupont-Mot. Ora Jules Lepenetier ha rotto gli indugi e ha portato il suo campione al sediolo di Varenne, mentre c'è l'avanzata di Psion de Mormal con Ulf Nordin che va ad affiancare Varenne, in corda sempre Igor Brick. Poi vediamo avanzare anche Hermès de Pericard al largo con vicino Fiesta d'Anjou. I cavalli vanno ad affrontare il Monté, la parte della pista in leggera salita. Si volta ancora Giampaolo Minucci a controllare le posizioni degli avversari, sta cercando con lo sguardo il collega Jules Penetier, ancora non ha pigiato sull'acceleratore General di Pomot, mentre Igor Brick serra sotto. Ipson du Mormal sembra avere un cedimento, avanza Hermès de Pericard. È una fase molto interessante della corsa con Varenne, che ora viene privato del cuffino o dei tappi estraibili quando i cavalli sono a metà dell'ultima curva. Giampaolo Minucci e Varenne alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso in dirittura d'arrivo, sono sempre inseguiti dal gruppo. Si fa sotto anche General Dupont-Mot, che è dotato di un arrivo veramente veemente. General Dupont-Mot in terza corsia, Varenne si difende alla corda, si allarga un pochino Varenne e Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai. Varenne è ancora in vantaggio inseguito da General Dupont-Mot, c'è ancora da soffrire e vince Varenne, ha vinto, incredibile. Poi fa l'idol General Dupont-Mot, italiani in autentico tripudio, è stato assolutamente relegato a soldato semplice. Il generale vince, il capitano Vincennes parla italiano, vince Varenne, Giampaolo Minucci il sediolo. E è difficile descrivere quanto sta accadendo sulle tribune, anche personalmente siamo emozionatissimi perché in anni di telecronaca non avevamo mai avuto la possibilità di commentare le gesta di un campione che nasce ogni 50 anni e finalmente può liberare la sua tensione. Giampaolo Minucci, Varenne, ultima vittoria per un cavallo italiano di colori italiani nel 64 con Nike Hanover, è il secondo indigeno a vincere il Grand Prix d'America dopo Mistero nel 1947, ma è anche il primo cavallo nato e allevato in Italia a vincere la corsa su questa pista infernale, sulla Carbonella di Vincennes. E dunque vince Varenne in seconda posizione, l'arrivo ancora provvisorio,
Fanny Doll in terza, battuto General Dupomo che comunque ha corso bene, poi in quarta Ipsom de Mormal, cavallo dal futuro roseo, molto giovane, e quindi a completare il marcatore lo svedese Igor Brick, riceve i complimenti di tutti Giampaolo Minnucci. È una giornata trionfale per l'ippica italiana, e vedete ancora il saluto di Giampaolo Minnucci al pubblico, un gesto consueto ma estremamente rilevante se effettuato in una corsa che vale una carriera. Varenne, trionfatore del Grand Prix d'Amérique, italiani che tentano di forzare tutti i pertugi per entrare in pista, il servizio d'ordine ha il suo da fare per tenere lontani quelli che vengono chiamati anche qui in Francia les tifosi. I tifosi di Varenne non sono stati delusi. Veramente un'emozione incredibile, siamo quasi in chiusura di collegamento, non so se Licia Colò dallo studio mi può lasciare ancora un pochino la linea per vedere il giro d'onore di Giampaolo Minnucci di Varenne, che riceve i complimenti di tutti. Veramente un'impresa straordinaria, dovrebbe essere di 1:13,7 il tempo al chilometro del vincitore, lontano dal record della corsa, ma quello che conta è aver vinto. Allora mi ricollego momentaneamente con lo studio, a questo punto siamo proprio in chiusura di collegamento, una pagina indimenticabile per il trotto italiano, una pagina memorabile, e sventolano le bandiere del nostro paese, davvero un'emozione difficile da trasferire, gli abbracci di tutti, ricordiamo ancora una volta gli uomini dell'entourage di Varenne, Giampaolo Minnucci e il suo pilota, il preparatore, il finlandese Jori Turia, poi vengono dalla Finlandia anche il maniscalco, il massaggiatore personale, la groom che si chiama Ina, il proprietario, con proprietario Enzo Giordano, che ha ceduto la metà del cavallo al sindacato nazionale delle agenzie ippiche. Insomma, un quadro di famiglia in un esterno parigino per il trionfatore del Grand Prix d'Amérique. Vince Varenne Giampaolo Minnucci. Restituisco la linea allo studio.